Buongiorno, buona domenica pomeriggio, sono sempre io, vestita nella stessa maniera perché sto registrando un altro video nello stesso momento. Ebbene sì, siccome ho un po' di tempo, ho detto mi porto avanti. Spero di essere più veloce del video dei profumi perché poi io ci caccio dentro tutto quello che mi viene in mente, ma va bene così. Allora, oggi video haul di prodotti per la pulizia della casa da Top Store Caldarelli. Grazie all'amica Ileana, ho detto giusto, Ile, del canale Pe Le Perle di Daphne. Come vi ho detto l'altra volta, se non la seguite, seguitela, perché oltre ad avere una simpatia veramente spumeggiante, è, a mio parere, una persona molto competente. Adesso non sto scherzando, ovviamente, molto competente. Lei ama soprattutto fare le pulizie, cosa che a me invece non piace, ma che devo fare, quindi devo pulire la casa, preferirei fare altro. Ma davvero adesso, a parte gli scherzi, dà sempre dei consigli molto utili sui prodotti che prova, su come si trova, se gli sono piaciuti. A me piace tantissimo perché comunque è interessante sapere, interessante e anche utile capire quali sono magari i detersivi o comunque quei prodotti per la pulizia della casa che possono essere di aiuto per fare meno fatica a pulire la casa. Qui vedrete la luce che va e che viene, ci sono le nuvole, il sole, va bene, non è che dobbiamo vedere chissà che cosa, non sto facendo un get ready with me, ma guardiamo dei prodotti per la casa. Sarà un semplice svuota scatolone, perché sono due scatoloni giganteschi. Alcune cose me le sono messe sul tavolo, altre cose le ho nello scatolone. Ho comprato da questo fantastico, fantomatico, ormai famosissimo Top Store Cardarelli che trovate su Instagram. Tutte le informazioni ve le lascio ovviamente nell'info box. Leggete l'info box perché io ci metto del tempo a farlo e quindi dovete leggere l'info box. Trovate tutti i riferimenti su Instagram. E poi vi danno comunque un numero di cellulare che fa riferimento al negozio dove avrete un catalogo online. Non è proprio molto semplice da utilizzare, nel senso che vi fa vedere tutti i prodotti infiniti. Ci sono dei prodotti che io manco sapevo esistessero. E quello è il bello, ma è anche il brutto, perché voi li fate passare, trac dentro nel carrello, trac dentro nel carrello, trac dentro nel carrello, vi viene un carrello gigantesco, poi dopo ve li togliete. Comunque adesso, a parte gli scherzi, non è molto fruibile, ecco, il catalogo su WhatsApp. Ne parlavo anche col signor Pasquale, che è una persona gentilissima e mi ha detto che al momento è l'unico strumento che hanno a disposizione che possono utilizzare. Voi ve lo guardate con calma, cancellate. Che cos'è il bello di questo Top Store Caldarelli? È che ci sono dei prodotti che voi non trovate da nessun'altra parte, né Altigotà, né da Acqua e Sapone. Poi vabbè, la mia città è una città piccolina dove ci sono sì, tanti negozi, sì, tanti supermercati, ma ci sono le solite marche, quelle 3, 4, 5 referenze e il resto non lo trovate, soprattutto nei discount. Io sento sempre parlare di Dual Power come linea di pulizia, trovo sempre quelle tre referenze e le trovo sempre e solo da Penny Market. Non ditemi che voi li trovate da Eurospin oppure all'Lidl o all'MD, perché io non li trovo. Non li trovo, li trovo solo ed esclusivamente da Penny Market e ne trovo due tipologie. Sta entrando qualcuno dal cancello e quindi adesso interrompo e vado avanti dopo. Non era il Mattia, ma era la Lucia e rulli di tamburi e squilli di tombe, di trombe vi saluterà la timidissima Lucia. Ciao! Ciao Luci, è tornata dagli scout. Sale. E a parte questa piccola interruzione,
Vi stavo dicendo, ci sono delle cose che sono introvabili in tutti i supermercati e in tutti i discount e quindi io ho fatto scorta di alcune cose che volevo provare. Altra informazione tecnica, il trasporto è venuto perfetto, tutto ben confezionato, ben scocciato. Ho avuto una perdita sola ma piccolissima di detersivo da un detersivo perché secondo me era troppo pieno, quindi messo insieme agli altri, ma ne è uscito una goccia e io non sono una di quelle che fa problemi per queste cose, nel senso che giornalmente ho a che fare per lavoro con dei trasportatori, noi trasportiamo tanto sia minuteria che anche liquidi, olio, detergenti, altre cose, quindi mi rendo conto che un trasporto così pesante, così grosso possa comunque avere un piccolo inconveniente. Non ha sporcato la scatola, anche perché cioè, i miei corrieri mi amano alla follia, quindi penso di essere l'unica persona a Lecco che viene contattata prima perché faccio tante spedizioni, faccio tanti acquisti, quindi ricevo tante cose e ovviamente soprattutto come si chiamano? I trasportatori donna, le donne trasportatrici, non so, i corrieri donna, vabbè, non so come si dice. Sono gentilissime, mi chiamano sempre un'ora prima di consegnare, mi chiedono se sono a casa. Io magari alcune volte dicono: guarda, sono in ufficio, puoi passare dopo 12:30. Sì, allora ok, passo dopo. Sono veramente, io non ho mai, mai, mai avuto problemi con chi mi consegna la merce. Quando io la spedisco tramite posta ho sempre dei grossissimi problemi. Ma quando la ricevo, mai, sono gentili, cordiali, mi consegnano direttamente alla porta di casa, che io potrei anche andare a prenderla nel cortile perché me la lasciano lì. Sono veramente delle persone squisite e quindi non posso che parlar bene di SDA, di Bartolini e di GLS. Ho avuto questo piccolo inconveniente, ho risciacquato un attimino, ma era proprio soltanto sporco un po' sotto del tappo ed è andata bene così. I prezzi del trasporto sono quelli in base al peso che decide il corriere, quindi non è che ci dobbiamo lamentare se costa tanto o se costa poco, nel senso che se prendiamo 10 kg di roba è un conto, se ne prendiamo 35 ovviamente ha un altro costo. Quindi questo è tanto per darvi un po' l'idea di come arriva la merce, di quanto è il costo del trasporto. Altra cosa che vi volevo dire, io non sono andata ovviamente su questo sito, su questo store per risparmiare. No, i costi sono normalissimi di quelli che trovate nei vostri supermercati, anche non scontati, quindi ero consapevole di comprare dei articoli a prezzo pieno, ma ho voluto provare alcune referenze. Questo è per essere chiara e sincera, cioè non sono andata a cercare chi mi regalassero del materiale o dei prodotti o che costassero di meno. Volevo provare dei prodotti particolari e me li sono comprata, punto e stop. Adesso cominciamo col farvi vedere i prodotti che ho comprato. Allora, poi vi lascio ovviamente tutte le indicazioni sotto, non degli articoli perché non c'è un catalogo a cui fare riferimento, dovete andare poi a vedere eventualmente nel contatto WhatsApp se lo inserirete, se vorrete comprare, perché c'è il catalogo intero. Ho comprato di SMA più percarbonato di sodio attivo, ossigeno attivo già a 30 gradi, forte potere smacchiante. E questo lo proveremo. Sono dei marchi che io non conosco. Andando a vedere su Instagram, mi sono fatta delle idee sulle recensioni. Anche Ileana ne parla molto bene, non di questi prodotti in particolare, ma dello store. Quindi proviamo. Sempre di Smau Più, additivo elimina peli biancheria. E questo mi ha attirato un casino perché noi abbiamo un cane a pelo lungo che è un incrocio tra setter e pastore australiano. E non vi dico il disastro dei peli, e questa cosa mi ha fortemente attratta. Vediamo se veramente è così. Perché io ho la fortuna poi di mettere in inverno tutta la lavatrice nell'asciugatrice, ma altrimenti i peli, credetemi, anche se io pulisco il divano, cioè rimangono ovunque, ce ne sono dappertutto. Quindi questo è assolutamente da provare e poi quando
sarà finito, ve lo dirò. E poi ho preso un altro additivo, sempre Smau Più, con sbiancanti ottici, e questo è per i bianchi. E qua ci siamo. Poi ho preso Dual Power, la mia linea preferita. Qua c'era di tutto e io ho provato qualche referenza. Allora, Dual Power sgrassatore, ultra potente, senza aloni, al limone, è per il gas, per la macchina e per i vestiti. E poi ne sapremo dire qualcosa di più. Poi ho preso questo Alba che richiama molto due prodotti che ci sono in circolazione molto molto simili, il sapone multiuso, vediamo com'è, assomiglia molto a quello di Aiga, anche qui è adatto per camicie, è adatto per le piastrelle, è adatto per il gas, è adatto per la pulizia in generale, io questo lo userò esclusivamente per la biancheria. Di questi ne ho presi due referenze. Poi ho preso la profumazione essenza per ambienti menta e pompelmo di Coccolatevi. Ho visto che è uscita nei vari discount, ma io non l'ho trovata e quindi la spruzzo insieme a voi. L'ho spruzzata anche prima. Mamma, quanto è buona! E qui dice, allora, profuma a lungo gli ambienti, gli armadi, i cassetti, gli abitacoli degli automobili. La sua innovata formulazione ad altissima resa permette anche di detergere profumando tutte le superfici dure ad esclusione dei vetri. La fragranza originale è di lunga persistenza, dona una piacevole sensazione creando la giusta atmosfera per il benessere negli ambienti vissuti quotidianamente. Modo d'uso: per profumare spruzzare da almeno 50 cm in base, scusate, all'intensità di profumo che si vuole negli angoli della casa, su tende, tessuti, tappeti o cassetti della biancheria. Ideale anche per la tappezzeria dell'automobile, e questo è interessante, soprattutto quando Cody sale sulla macchina. È vero che sale dietro, però comunque sarebbe bello avere un detergente che aiuta anche a profumare. Ideale anche per l'automobile. Per detergere, spruzzare direttamente sulla superficie e passare con un panno umido. Per spolverare, spruzzare uno o due volte su un panno. Quindi, diciamo, è un multiuso. Io presumo di utilizzarlo come profumatore per ambiente e come detergente, profumatore per la macchina. Ho avuto in regalo questo test kit Duster Kit. Grazie al signor Pasquale, che trovo comunque sempre comodo, perché di questi io li ho in tutti i piani, in tantissimi luoghi della mia casa, ma quando li cerco non ci sono mai. Quindi benvenga che ne ho ricevuto uno in regalo. Ora arriviamo ai detersivi. Dual Power Argan. Era una profumazione nuova e io non potevo lasciarla lì. Come dice la mia amica Elisabetta R. Che profumo. Se è buono quanto gli altri, questi saranno i miei detersivi liquidi preferiti. Poi, Dual Power Professional lavatrice colorate. Lavatrice colorate, e questo è così. Sentiamo questo profumo. Stavo guardando se c'era qualche descrizione. Ullala. Che profumo fresco. Di fiori appena recisi. Ah, che buono. Poi questi detersivi sono buonissimi, sono senza microplastiche, 35% di plastica in meno, 40 lavaggi per ogni flacone, sono 2 litri per ogni flacone. E l'ultima profumazione, ce n'era anche un'altra al cocco, ma il signor Pasquale mi ha avvisato che non c'era più, e allora va bene, ne ho presa un'altra, Dual Power Relax Fresh Fragrance. E ci ascoltiamo anche questo. Oh, un profumo di pino silvestre.
Che buono, va bene. Sempre di Dual Power, e qui adesso vi straccerete le vesti. Sapete che cosa ho comprato? Ho comprato il detersivo per i piatti per i prossimi 10 anni, visto la mia avversione a lavare i piatti. Questo non potevo non comprarlo, era aloe e melograno, super sgrassante, azione antiodore. E credetemi, sa di melograno. Che buono! Il melograno in questo momento è la mia fragranza preferita. Buonissimo. E quindi questo lo proveremo. Adesso ho in utilizzo un detersivo per i piatti da 1 litro gigantesco che non mi finirà mai, però vabbè, fa niente. Questi era proprio così per provarli. E questo invece agli agrumi. Sì, questo è il profumo classico del detersivo per i piatti. Ok, questi sono da quanto? Da 1 litro anche questi. Allora, quello che ho in uso adesso è da 2 litri. Non lo finisco veramente più. Comunque, fa niente. E poi iniziamo. Ah, beh, questo. Allora, Ace Vucci Gel Candeggina Frescolime. Io questo non l'ho trovato al Tigotà né da nessun'altra parte. Ma lo sto utilizzando e ragazzi, the must have, fantastico, mi scrosta anche l'asse del gabinetto, buonissimo, mi lascia il water pulito, igienizzato, profumato. Se devo dire che c'è un piccolo difetto è che la colorazione del gel, che è quello verde che ho in utilizzo io, lascia leggermente, appena lo spruzzate e poi lo lasciate agire un 20 minuti, tirate l'acqua ovviamente, vi lascia leggermente colorato la tazza del WC, ma alla seconda passata di acqua viene perfetta, brillante, igienizzata, candeggiata, vi scioglie tutto quello che trova sul suo cammino, spettacolare, spettacolare per me il numero uno. E infatti ho voluto provarne un'altra tipologia, vediamo com'è. Le altre ho visto che le ho anche al Tigotà e quindi le proverò lì. Ma ce n'erano due al Tigotà con i brillantini. Vabbè, adesso anche la tazza del WC con i brillantini, anche no. E questo poi vi dirò. Ah, non abbiamo sentito il profumo. Vediamo se si riesce a svitare. Però c'è la candeggina, quindi è un po' falsato. Va bene, comunque a me interessa che pulisca bene e che igienizzi. E adesso abbiamo, ah no, vabbè, prima di passare agli ammorbidenti, che sono la cosa più importante per me, queste due profuma biancheria per la casa e per i pavimenti, una al glicine che non trovo nei miei, ce la faccio, non sono capace di aprire queste robe qua prima, a prova di bambino, eh. Che buono. Buono. Questa è della Coccolatevi al glicine e questa è della Coccolatevi alla primavera. Igienizzante. Questa dice igienizzante, questa? Questa no. Dermatologicamente testato. Mamma, che buono questo. A naso preferisco questo. Ok, e adesso arriviamo. Avevo anche un'altra cosa che ho comprato, che ho detto, ciò che la provo, dove l'ho messa, che qua, eccola qua. Ho voluto provare questo della Wexor Togli Macchia Roll-On, come un deodorante Roll-On, e questo. Aiuto, sono profumo di acetone. Make up remover, ecco perché acetone. E siccome alcune volte sulle salviette quando mi trucco o su delle magliette rimane un po', o qualche volta quando magari mi cade il fondotinta perché lo metto sulla mano, mi cade qualche goccia, ho
Ho detto, vabbè, proviamolo. Toglimacchia roll-on ideale per macchie grasse e cosmetiche. Make-up remover. Capacità di rimuovere ogni tipo di macchia grassa. Potente smacchiatore specializzato per le macchie cosmetiche. Applicare il roll-on, estendere il prodotto su tutta la superficie macchiata senza dispersione. Funziona perfettamente su macchie di make-up, creme, eccetera, creme autoabbronzanti, rossetti. Si può utilizzare su qualsiasi tipo di tessuto. Quindi lo proveremo sicuramente. Ha proprio... che buono! Un profumo di acetone che io adoro. Ora arriviamo agli ammorbidenti. Allora, ho voluto provare questo ammorbidente della Tergo, Bergamotto e Scorzetto. Carine anche le confezioni. Che profumo di scorza, di lime, di arancia e di bergamotto. Ottimo. Speriamo che lo sia anche sugli indumenti. Questo è 30 lavaggi per 750 ml. Poi sempre della stessa marca, Tergo, Ribes e Frutto della Passione. Frutto della passione, assolutamente. Sono anche belli densi, che è una caratteristica che io apprezzo negli ammorbidenti. Poi ci saranno anche gli ammorbidenti liquidi che profumano e che ammorbidiscono, ma a me non mi piacciono. Non mi piacciono. Poi, guardando lo svuota la spesa della Ileana, mi sono fatta conquistare da quello che lei raccontava e quindi ammorbidente della marca Semana Midnight Blue. Un profumo notturno intenso. Che buono. Ed è questo, bellissima anche la confezione. Poi abbiamo un Semana Gold Fever che non so assolutamente che cosa voglia dire, super concentrato. Un profumo cremoso. Buono. Bello anche il tappo a forma di fiore. E questa è la sua confezione e questi sono 950 ml. E questo Semana che mi piace tantissimo il colore, questo color Tiffany, potrebbe color acqua di Parma. Che buono. Molto fresco, freschissimo, infatti extra fresh. Buono. E poi vedremo. E poi gli ultimi due che volevo provare, che non ho trovato al Tigotà, ho trovato le altre profumazioni, ma Tesori d'Oriente e Muschio Bianco. Non potevo non provarlo. Oh mamma. È proprio come il profumo. Buonissimo. Questo. E per ultimo, ma è secondo me, cioè ho fatto l'ordine solo per quella roba qua. Va bene, Tesori d'Oriente Persian Dream. Ah! Il profumo che sto adorando di cui lo sto mettendo in tutto e per tutto. È lui. È lui, è il Persian Dream fatto ammorbidente. Mamma mia. Di questi ne ho presi due. Ne ho presi due perché è una meraviglia al naso. Fantastico. Vabbè, sulla qualità di Tesori d'Oriente non abbiamo nulla da dire. E quindi ho finito il mio svuota scatolone, spero così di avervi soltanto tenuto compagnia perché qui non abbiamo recensito nulla, non vi ho detto nulla né se mi piacciono né se non mi piacciono perché non li ho provati, ovviamente li vedremo pian piano nei prodotti finiti. Sono molto però molto molto curiosa soprattutto di questo prodotto additivo elimina peli biancheria, ve lo dico.
avrei potuto fare l'ordine solo per questi due prodotti, ma poi mi si sono attaccati tutti gli altri. Va bene, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona settimana. Non penso di riuscire a registrare un altro video oggi perché devo mettere via tutto e devo anche sistemare qualcosina. Un bacione e a presto. Ciao!